Amici del mio viaggio a New York, avete visto questo piccolo bar qui nel mezzo di Times Square? Indovinate cosa vende? Vende churros! Bellissimo! Allora, ecco qua, mi ha dato il numeretto. Adesso vi faccio vedere quello che vende. Trova proprio qua nel mezzo di Times Square. Guardate. Due churros l'ho pagati $10. Sono questi cosi qua. Adesso aspetto che me li diano e ve li faccio vedere, amici. Così sapete una nuova cosa. Allora, non l'ho ordinato, ma c'è anche churro con l'hot dog. Times Square comunque c'è un casino di gente. C'è pure un orso gigante e alcuni supereroi. Allora amici, ecco qua i churros, uno con le fragole e un altro con cioccolato e cocco. Potete metterci quello che volete, Nutella, qualsiasi cosa. Sono molto buoni, devo dire che anche senza nulla sono buoni, però la magia è mangiarseli qui proprio lì nel mezzo di Times Square. Non so neanche come mai ci sia quel posto che fa i churros lì. Ho un churro di qua, costa diciamo $5 ognuno, è un po' caro ma neanche tantissimo. E adesso li provo per voi perché voglio aiutarvi a capire cosa provare a New York. Iniziamo da questo. Mentre assaggio mi esuro, vi faccio vedere, ci sono anche quelli che, con cui farsi le foto. Se vi fate la foto dovete lasciare, eccoli qua, dovete lasciare la tip, ce ne sono tanti. Questi sono anche abbastanza aggressivi a volte per avere la tip. Vediamo il secondo. Sapete cosa mi ricorda? Mi ricordano le zeppole, però sono buoni, li potete provare in Spagna, ovunque. Io ovviamente volevo provare a Times Square. Vabbè amici, se vi interessa il churros qui a Times Square, tra le mille luci di New York, potete sicuramente provarlo. Guardate sto tipo. Sto tipo sta praticamente sempre così. Sta sempre con sta pelliccia. Pure d'estate. Beh, è bello camminare a Times Square con il churro in mano comunque. Vabbè amici, vi saluto. New York pian piano, ancora è lontano dalla normalità. Non c'è una normalità, parliamoci chiaro. Però pian piano c'è più gente, più vita. Vabbè, vi amo, ciao.